Buongiorno a tutti, siamo qui col primo di una lunga serie di appuntamenti dove andremo a intervistare il CEO di alcune nostre aziende e clienti. In realtà un nome non l'abbiamo ancora trovato per questo tipo di format, lo chiameremo il salotto della security, non lo so, o il caffè della security, adesso lo valuteremo. Sono anche un po' emozionato, devo dire, perché è la prima intervista, ma per fortuna sono qui con il mio amico di lunga data Renato De Fabri. Benvenuto Renato. Grazie, grazie Renato è anche un collega ed è il CEO di Latteria Montello, meglio conosciuta come il famoso Nonno Nanni, buonissimo del mille. resto. Grazie. Renato, ci puoi raccontare chi è Latteria Montello? Volentieri. Latteria Montello nasce nel 1947, quindi abbiamo festeggiato da poco i 70 anni di attività, quando Lazzarin Giovanni, detto Nanni, in un piccolo laboratorio nelle campagne qui del Trevigiano, ai piedi del Montello, inizia la propria attività di lavorazione del latte. Fin dall'inizio Nanni punta e cerca valori quali la genuinità degli ingredienti, la qualità e la tradizione nei processi produttivi e nei prodotti. Oggi, a oltre 70 anni, l'azienda è guidata dai nipoti di nonno Nanni, quindi siamo la terza generazione, e siamo in circa 250 dipendenti e lavoriamo oltre 65.000 tonnellate di latte fresco italiano all'anno, per un fatturato che sfiora i 100 milioni di euro. Siamo leader in Italia nel segmento premium per quanto riguarda gli stracchini. Abbiamo comunque un'ampia gamma di prodotti di formaggi freschi che vanno dal fresco spalmabile, i primisali, la robiola e poi caprino, ricotta, mozzarelle e altri, disponibili anche nelle linee biologico, delattosato e light. E poi abbiamo anche una linea di pasta fresca con gnocchi e chicchi di patate. Beh, Renato, a sentire il tuo racconto mi hai fatto venire anche quasi fame, anche se è un po' presto, però. Però volevo farti una domanda, Renato. Io stavo riflettendo sull'evoluzione del settore IT in Italia e devo dire che il ruolo del CEO all'interno dell'azienda negli ultimi anni soprattutto è mutato in modo considerevole. Il Decisamente. CEO ha assunto un ruolo altamente strategico dell'azienda. Qual è la tua visione? Sì, beh, anche secondo me il CIO in azienda ha un ruolo strategico e il CIO deve districarsi su materie sempre più ampie e questo a mio avviso richiede competenze sempre più vaste. Deve raffrontarsi con un business che evolve e cambia sempre più frequentemente con richieste in tempi sempre più stretti e contemporaneamente si introducono tecnologie che anch'esse cambiano, mutano con tempistiche sempre più strette, per cui effettivamente è un ruolo non semplice. Io penso che un CIO debba sicuramente avere competenze in ambito di project management, sia con metodologia tradizionale piuttosto che con nuove metodologie tipo l'agile, che meglio si addice probabilmente ad alcune tematiche viste prima, sentite prima. Deve sicuramente sapersi districare tra normative tipo privacy, GDPR e contrattualistiche, licenze sempre più articolate. Deve essere indubbiamente abile a saper analizzare e organizzare i processi produttivi per rispondere in maniera efficace al business, ma deve secondo me fondamentalmente anche assicurare la sicurezza informatica e l'affidabilità e la continuità dei sistemi informativi, perché questi sempre di più sono fondamentali e indispensabili per le nostre aziende. Questo in contesti sempre più complicati perché c'è il cloud, la mobility, l'IoT, l'industria 4.0, il web, il social, quindi una miriade di componenti che comportano però anche sempre di più rischi, sempre più elevati. Quindi io penso che il CIO debba sicuramente avere competenze tecniche, assolutamente le cosiddette soft skill, ma io penso e credo che sia anche fondamentale riuscire a essere bravi a trovare anche dei collaboratori e dei partner che siano competenti e affidabili. Ecco, Renato, permettimi una battuta, ti ho introdotto come CEO, Esatto, in non... realtà sarebbe il CEO, ok, di Latteria Montello, e tu, assolutamente sì, ah, esatto. assolutamente. Prima che rischi il posto e Esatto, assolutamente sì. vieni declassato immediatamente, è stata una mia mancanza. Il World Economic Forum di recente, nel 2018, ha rilasciato il Global Risk Report, dove ha classificato la cyber security come uno dei rischi più elevati,
sia per governi sia per aziende. Poi ci sono vari report che stanno ogni anno uscendo, anche inclusi a livello italiano, dove si parla dell'impatto e del rischio della cyber security in Italia. Ma l'Atelier Montello, il nonno Nanni, lavora nel settore del food and beverage. Ma cosa c'entra il formaggio con la cyber security? Domanda pertinente. In effetti il nostro è un settore tradizionale, però Lattería Montello non anni, in questi anni sta investendo in maniera importante su informatizzazione e digitalizzazione, ma al tempo stesso siamo molto attenti a conservare quelle informazioni, quei valori che ci sono stati trasmessi fin da non anni e che rendono il nostro prodotto inimitabile. Quindi innovazione sì, ma anche massima attenzione dal punto di vista informatico a proteggere, a custodire gelosamente i nostri segreti industriali. Innovazione sì, anche ovviamente automazione, e al tempo stesso però anche qui vogliamo mantenere quella flessibilità, quella rapidità nei nostri processi produttivi, nella supply chain, nella logistica che ci caratterizzano. Questo per chi si occupa di tecnologia si traduce necessariamente anche nel dover garantire affidabilità e continuità del servizio, nonché assolutamente sicurezza informatica per i propri sistemi informativi. Sistemi informativi che sono ormai sempre più indispensabili appunto per le aziende. È con quest'ottica che da qualche anno collaboriamo con un partner importante che è gli Arix Var Group, che diciamo, ci supporta in tutto quello che è la digital security. Gli Arix Var Group ci supporta con competenza tecnica ma anche consulenziale nelle scelte strategiche in questo ambito. E, ad esempio, un progetto importante che stiamo portando avanti da anni è quello del SOC, che si avvale anche di una soluzione SIEM avanzata, e con la quale dei tecnici specializzati si monitorizzano i nostri sistemi da remoto per 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. E questo Security Operation Center degli Arix Var Group garantisce che non ci siano blocchi o semplicemente anche diciamo dei rallentamenti sui nostri sistemi con appunto il monitoraggio costante, con interventi preventivi o correttivi in caso di necessità e con tutta una serie di attività e di verifiche concordate, queste ci garantiscono, diciamo, la sicurezza a 360 gradi. Beh, Renato, che dire? Ti ringrazio del tuo tempo. Grazie a voi dell'ospitalità. Ci mancherebbe. Direi che siamo sopravvissuti Sì, alla ce nostra l'abbiamo prima fatta. video intervista e ci vediamo alla prossima. Grazie di Grazie, tutto, grazie grazie. a te.